intanto siamo entrati con questa indagine nel cuore della città di Cosenza, dove abbiamo questa mattina arrestato i componenti di un'associazione mafiosa, oltre che un'associazione finanziata al traffico di stupefacenti, un'associazione mafiosa che aveva un buon controllo di una parte di territorio dell'intera città e con modalità tipiche mafiose, cioè quella di chiedere la tangente, la percentuale in base all'importo di lavoro di tutte le opere pubbliche sino all'Università di Cosenza, tutte le opere pubbliche della città di Cosenza. Poi taglieggiavano in modo sistematico i commercianti e imprenditori e alcuni di questi imprenditori hanno denunciato. Questo è un buon segnale, vuol dire che anche in provincia di Cosenza, anche a Cosenza, si fidano dei carabinieri, si fidano della procura distrettuale di Catanzaro. Questo ci conforta, perché noi viviamo anche di questi segnali, anche di questi sensori, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Dobbiamo quindi ringraziare la grande professionalità dei carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, nonché il collega Falvo, procuratore di Vibo, che era prima ovviamente alla procura distrettuale di Catanzaro, responsabile diciamo del circondario di Cosenza, poi il collega Cozzolino applicato dalla procura di Cosenza. Oggi l'indagine prosegue con il mio vicario Capomolla e con il collega Vito Valerio. Prima di passare ai colleghi, scusa, sì. Forse interessa un po' a tutti, sei soddisfatto di questa soluzione dell'aula bunker nell'area dell'ex Sir? Sì, siamo soddisfatti perché la soluzione è diciamo più veloce rispetto alle almeno 10 opzioni che c'erano sul tavolo ieri. C'era presente il Presidente della Corte d'Appello, il Presidente del Tribunale della Corte d'Appello di Catanzaro e il Presidente del Tribunale di Catanzaro, c'era il Sindaco di Catanzaro, c'era il Presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, c'erano i rappresentanti della Protezione Civile, c'erano i rappresentanti ovviamente del Ministero, il Capo di Gabinetto, i due Vice Capi di Gabinetto, c'era il Capo del DOG, c'erano tutti i vertici del Ministero. La cosa da fare, la soluzione migliore è stata questa di Lamezia Terme, perché uno, ancora ovviamente non c'è nulla di scritto, però a voce la Presidente della Giunta regionale della Calabria ha detto che dà in concessione gratuita questo locale dove possono stare di lungo 100 metri per 80, dove possono stare comodamente 1000 persone. Quindi questa è la cosa più importante, la cosa base. Poi c'è il rappresentante della Protezione Civile che come emergenza ristruttureranno questo locale interno per renderlo agibile nel breve periodo. Si pensa che se ovviamente si firma, loro nell'arco di un mese e mezzo riusciranno a completare internamente, poi ovviamente con calma si faranno le opere di struttura di messa in sicurezza, ma ovviamente nel frattempo garantiranno la sicurezza ovviamente i carabinieri e l'esercito.